Uno degli aspetti più affascinanti della personalità di Gaetano Previati è la tensione costante tra tradizione e modernità, come un ponte teso tra Ottocento e Novecento, tra romanticismo e avanguardia. Il dipinto La Ferrovia del Pacifico della Camera di Commercio di Milano condensa visivamente questo status paradossale nella corsa del treno lungo una traiettoria impossibile, sospesa sull'abisso che separa due mondi. La civiltà dell'Ottocento che svanisce con la Prima Guerra Mondiale e la modernità tecnologica che afferma la propria egemonia. Il padre del futurismo, Umberto Boccioni, intuì molto presto la duplice anima di Previati e ne fece la chiave di lettura della sua opera nell'ultimo scritto dedicato all'artista ferrarese. A fornirgli l'occasione l'esposizione di un ampio nucleo di opere di Previati accanto a quelle di un seguace di Segantini, Carlo Fornara, venne allestita nel 1916 alla Permanente di Milano. Nell'articolo Boccioni si scaglia contro la critica contemporanea, colpevole di avermi sconosciuto o fraintito il significato della pittura di quello che gli appare il più grande artista che l'Italia abbia avuto da Tiepolo ad oggi. Tutti si sono occupati, parlando di Previati, di simboli, di sentimento religioso della vita, di dolore, di mistero d'amore, di Gesù, della Vergine e via dicendo. Ma così facendo hanno taciuto ciò che veramente conti. Previati è il solo grande artista italiano di questi tempi che abbia concepito l'arte come una rappresentazione in cui la realtà visiva serve soltanto come punto di partenza. Boccioni si rende conto che Previati continua a tingere un repertorio di tematiche tutto sommato tradizionali, ma a differenza dei maestri del passato, si distacca dal criterio di mimesi, di imitazione della natura. Così facendo dà voce a qualcosa di più profondo, più affine a quella nuova sensibilità proclamata dai manifesti futuristi. Ma di cosa si trattava esattamente? Già nel 1907 Boccioni aveva ammirato il trittico del giorno di Previati esposto alla Sala del Sogno alla Biennale di Venezia. L'aveva recensito come un trittico intitolato Il giorno che sbalordisce per l'originalità e la forza d'espressione di tutti i singoli elementi che lo compongono. 3 anni dopo rivede l'opera alla Permanente di Milano e scocca la scintilla. Il selvaggio dinamismo dei cavalli di Previati è la fonte di ispirazione della prima prova futurista di Boccioni. La città sale. Alla Permanente, accanto al trittico del giorno, era allestita la grande tela Paolo e Francesca, oggi conservata alle Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara. Il dipinto evoca la visione di Dante nel quinto canto dell'Inferno, al cospetto delle anime di Francesca da Rimini e Paolo Malatesta nel girone dei lussuriosi. Ogni elemento concreto è bandito dal dipinto che è la pura trasposizione visiva di uno stato d'animo, la passione amorosa che unisce eternamente i due amanti uccisi dalla spada del marito di Francesca, Gianciotto. Uno sciame di anime li accompagna al volo, trasfigurando il sentimento soggettivo in uno stato d'animo collettivo. Per suggerire la spazialità dinamica e infinita del girone dantesco, Previati plasma una parabola ascendente che si sviluppa oltre i confini della tela, in alto. Boccioni si ispira quasi certamente a questo dipinto per il pannello degli addii del Trittico degli Stati d'Animo del 1911. Evoca il fuggevole momento degli addii davanti al treno in partenza. Nella prima redazione dell'opera, oggi al Museo del Novecento di Milano, si riconosce chiaramente al centro della tela l'abbraccio di due coppie tra i vapori del convoglio. Li vediamo evidenziati dalla grafica. Osserviamo ora la redazione finale del dipinto, conservata al MoMA di New York. Il motivo dell'amplesso si moltiplica nelle spirali di una vorticosa danza che si snoda attraverso la composizione, come un flusso che incarna la simultaneità di uno stato d'animo corale. Entrambe le versioni, soprattutto, sono impostate su una traiettoria obliqua e ondulata che sale verso destra e che ricalca l'impianto del dipinto di Previati. Nella fase cruciale di gestazione del futurismo, Boccioni trova in Previati una prima risposta a un imperativo ineludibile. Andare oltre la rappresentazione obiettiva della realtà per mettere in scena la dinamica delle emozioni collettive che animano l'esperienza contemporanea. Boccioni rende omaggio a Previati nella celebre conferenza La pittura futurista. Ho
Con lui le forme cominciano a parlare come musica, i corpi aspirano a farsi atmosfera, spirito e il soggetto è già pronto a trasformarsi in stato d'animo. Questa affinità elettiva è nutrita da interessi comuni, sebbene ovviamente i punti d'arrivo siano distanti. Entrambi si appassionarono alle teorie estetico-scientifiche che avevano studiato l'impatto psicologico di forme e colori sull'osservatore e ne avevano colti i frutti per potenziare il coinvolgimento emotivo del fruitore. Ad esempio, Scholl-Ries si era focalizzato sulla forte valenza psicologica delle forme dinamiche. Aveva affermato che le traiettorie ascendenti producono reazioni psichiche espansive di empatia nell'osservatore perché evocano i processi di crescita caratteristici degli esseri viventi. Ad affascinare Previati e Boccioni fu anche il pensiero estetico-psicologico che si addentrava nella sfera dell'invisibile attraverso traiettorie molteplici, dagli stati di reverie e di trance fino all'occultismo. Scrive Paul Suriot: nello stato di semplice reverie, le mie idee, le immagini lievi e flottanti come vapore si trasformano incessantemente al soffio della mia fantasia. È un'immagine che descrive perfettamente la natura metamorfica delle visioni di Previati. A loro volta i manifesti futuristi si spingono a negare la concretezza dello spazio fisico, recita il manifesto tecnico della pittura futurista. Chi può credere ancora all'opacità dei corpi mentre la nostra acuta e moltiplicata sensibilità ci fa intuire le oscure manifestazioni dei fenomeni medianici? Perché si deve continuare a creare senza tener conto della nostra potenza visiva che può dare risultati analoghi a quelli dei raggi X? Per inciso, la scoperta dei raggi X risaliva da appena 5 anni prima. Bene, nell'ultimo Previati, come nel primo futurismo, sebbene con le dovute distinzioni, possiamo osservare come lo spazio e la figura siano elementi fluidi che tendono a fondersi uno nell'altro. Altre ricerche europee si erano spinte in questa direzione. Quello che osserviamo è l'incisione nelle onde dell'amore di Edward Munch. La coppia fluttua in uno spazio percorso da onde di densa energia. Un'incisione con questo soggetto era stata esposta a Roma nel 1902. Ma Previati e Boccioni furono attratti anche dall'opera plastica di Rodin. Il grande scultore francese era stato invitato ripetutamente alla Biennale di Venezia e Previati ne possedeva la ponderosa monografia di Judith Claudel pubblicata nel 1908, che tuttora si conserva nell'archivio Re di Alberto Previati. Un segnalibro lasciato probabilmente dall'artista ci fa cadere l'occhio su una frase a commento dei disegni di Rodin. Sì, queste donne ondeggianti fanno pensare al mare, ai fiumi, alle praterie. Attraverso i corpi umani, Rodin ci mostra la vita del tutto. L'idea di una forza vitale che anima i corpi in armonia con l'ambiente è evidente anche nei gruppi rodiniani allacciati nell'amplesso, come il Fuggitamor. La versione in bronzo è riprodotta proprio nel volume posseduto da Previati. In occasione della mostra degli stati d'animo allestita a Palazzo dei Diamanti nel 1918, abbiamo avuto la fortuna di accostare il sublime marmo di Rodin, del Museo Rodin, e una tela di Boccioni di collezione privata, così come il dipinto di Previati, tutte opere ispirate all'abbraccio eterno di Paolo e Francesca. L'esempio di Rodin è evidente nella ripresa di dettagli posturali, li vediamo evidenziati dalla grafica, ma guida soprattutto nell'esplorazione della dinamica delle passioni più istintive e violente e suggerisce inediti effetti di compenetrazione e fusione con l'ambiente. L'influenza di Rodin è particolarmente sensibile nelle opere realizzate da Previati a cavallo del primo decennio. Quello che state osservando è il trittico della caduta degli angeli ribelli del 1913, ora alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Vi riecheggia la potenza drammatica di alcune sculture rodiniane riprodotte proprio nel volume posseduto da Previati, ad esempio l'Età del Bronzo o ancora l'Orfeo, un'ulteriore testimonianza di una visione plastica che sottomette la rappresentazione delle forme corporee all'espressione della selvaggia potenza dei sentimenti. Il trittico è una delle opere esposte alla mostra recensita da Boccioni nel 1916 e non stupisce che venga tirato in ballo per esemplificare la modernità dell'approccio di Previati alla forma e al colore. Innanzitutto, secondo Boccioni,
Previati ha ridotto la forma plastica a volumi e masse luminose che deformano i corpi e l'ambiente secondo la volontà dell'artista. Da questa sintesi scaturisce la forma stato d'animo e il colore stato d'animo. La chiave di questa poesia della forma e del colore è il contrasto. Previati applica in maniera del tutto personale i principi ottici del contrasto cromatico, che sono il fondamento della pittura divisionista. Il quadro è costituito a grandi zone complementari, ognuna delle quali si rafforza con la vicina. I raggi del sole sono composti da gradazioni di giallo e ci appaiono luminosissimi perché accostati alla sagoma scura degli angeli ribelli sui toni del violetto, colore complementare al giallo. Boccioni si rende conto che Previati ha applicato il principio noto a Gauguin, secondo cui un chilo di verde è più verde di mezzo chilo di verde, e cita a questo proposito espressamente il nome dell'artista francese. Come è noto, nell'arte moderna il colore tende ad assumere una valenza autonoma, puramente visiva, e non è più sottomesso alla rappresentazione della realtà. Il compito dell'artista, allora, è quello di dispiegare il potenziale espressivo del colore. L'originalità stilistica dell'opera di Previati entra però in contrasto con le scelte contenutistiche. Queste rimangono vincolate ad una concezione tardoromantica, una visione idealistica, soggetti sacri, vocazioni letterarie, paesaggi idealizzati. Nonostante l'atteggiamento sperimentale della sua pratica artistica, Previati sembra evitare di misurarsi con l'immaginario della contemporaneità, con le sue mirabolanti manifestazioni, automobili e treni in corsa, vita notturna, conflitti sociali, come ricorrono nel repertorio futurista. Questa scelta di campo sancisce la distanza incolmabile che separa Previati dall'avanguardia. Boccioni condensa questa condizione in un'immagine poetica indimenticabile. L'opera di Previati è un sogno che svanisce nella luce della modernità. Forse ha in mente il dipinto Il sogno, una visionaria divagazione sul tema di Paolo e Francesca, altra opera esposta alla Mostra del 1916, peraltro. Boccioni muore prematuramente nell'agosto del 1916. Non poteva conoscere, non vedrà mai il ciclo decorativo realizzato da Previati tra il 1914 e il 1916. Con questo l'anziano maestro si era cimentato con un vero mito della contemporaneità, le grandi arterie del commercio mondiale. Si tratta dei pannelli per il salone di ricevimento della Camera di Commercio di Milano. Uno schizzo d'insieme conservato nel fondo dei disegni ferraresi documenta la concezione unitaria dei pannelli delle vie del commercio. Avrebbero dovuto essere affiancati da due grandi composizioni sulle esposizioni mondiali e le feste del lavoro. Il gallerista di Previati, Alberto Grubi, si illustra l'impianto dei pannelli in una lettera del 1914 al presidente della Camera di Commercio, Alberto Salmoiraghi. Sul primo si vede una grande sfilata di cammelli in carovana lungo le vie desertiche. Vi ho detto che si vede perché il pannello è già in esecuzione. Il secondo, che pure è in esecuzione, rappresenta la ferrovia del Pacifico che passa su grandi arcate di ferro un vallone nelle montagne rocciose e simboleggia le grandi ferrovie transcontinentali. Il terzo rappresenterà il passaggio delle navi internazionali attraverso i canali che congiungono gli oceani, simbolo del traffico transoceanico. Il quarto rappresenterà le gallerie ferroviarie alpine che uniscono le nazioni vincendo le giogaie. L'impianto del ciclo è una griglia di quadrature rettangolari all'interno del quale si scrivono le tele. In parte si ricollega all'impaginazione della decorazione per la sala musicale che Previati aveva realizzato nel 1908 per Casa Grubisi. Per questa rimando alla conferenza di Monica Vinardi in questo ciclo di conferenze. D'altro canto, la successione serrata dei pannelli, come un polittico a quattro scomparti, appare in continuità con la produzione di trittici e di dittici che è ricorrente nell'attività di Previati del primo Novecento. La novità di un soggetto così legato all'immaginario contemporaneo lo spinge però ad abbandonare l'apparato letterario, il repertorio mitologico e il registro epico che connotano questa produzione. Basta dare un'occhiata al pannello dell'Eroica, realizzato nel 1907 e dedicato al tema della guerra.
Altrettanto marcata è la distanza dal registro aulico e dall'enfasi eroica che connota le imprese decorative a carattere celebrativo del secondo decennio del Novecento. Pensiamo al fregio del Parlamento di Giulio Aristide Sartorio, dedicato alla storia d'Italia, o la decorazione di Galileo Chini per la Sala della Cupola alla Biennale di Venezia, sul tema della civiltà nuova. L'anziano Previati accetta la sfida di tradurre in pittura l'immaginario globale aperto dalle moderne vie di comunicazione. Intraprende un vero tour de force. Il risultato a cui perviene è una potenza iconica straordinaria, che è la sintesi di uno spettro di suggestioni sorprendentemente ampio. Scopriamone alcune. Innanzitutto il Giappone. Per la sua collocazione geografica e culturale, l'Estremo Oriente incarnava di per sé la quintessenza del lontano e il fascino dell'esotico. In più, l'arte nipponica aveva rappresentato un fondamentale motore di rinnovamento per l'arte occidentale, contagiata dal giapponismo. Lo stesso Previate aveva tratto ispirazione dalle stampe giapponesi sin dalla fine degli anni Ottanta, come mostra ad esempio questo disegno che illustra il racconto di Edgar Allan Poe, Una discesa nel Maelstrom. Nello studio per le vie del commercio, la partizione del paesaggio in riquadri, l'impianto verticale e soprattutto i tagli obliqui richiamano le sorprendenti impaginazioni di Hokusai. Previati cerca di emulare la capacità di cogliere i tratti essenziali e rivelatori di ciascun oggetto, che è tipica degli albi giapponesi, come aveva sagacemente sottolineato il critico Vittorio Picca già nel 1896. Un'ulteriore sollecitazione può essere stata offerta dai paraventi estremorientali che avevano invaso il mercato occidentale, offrendo fra l'altro una fonte di ispirazione alla ricerca di sintesi di artisti in habit come Pierre Bonnard, ma anche alle invenzioni decorative Liberty, come mostra il paravento di Galileo Chini. Si tratta ovviamente di spunti, poiché evidentemente le intenzioni dell'artista e il punto d'arrivo sono ben diversi. Concentriamo ora l'attenzione sul pannello della Ferrovia del Pacifico. Uno studio conservato nei musei ferraresi si focalizza sulla grandiosa opera ingegneristica. Il ponte è un motivo estremamente ricorrente nelle stampe giapponesi per la sua schematicità grafica e soprattutto per la possibilità di inventare ardite traiettorie compositive. Lo mostrano bene i celeberrimi esempi delle vedute di Edo e di Roshige. In questo caso sono vie pedonali, Previati invece alle prese con un viadotto ferroviario. Per questo conferisce alla struttura un'inclinazione molto accentuata. È alla ricerca di un effetto molto più dinamico che possa esprimere il senso di velocità del mezzo ferroviario. Nella versione pittorica, l'effetto di vertigine è potenziato dal contrasto tra la massa impervia delle montagne rocciose a contrasto con l'esile nastro della ferrovia che si protende nel vuoto. A questo proposito, oltre alle reminiscenze giapponiste, è opportuno richiamare una celebre fonte occidentale, il Ponte del Diavolo di Tarne, ossia una vera icona della poetica del sublime. L'interesse di Previati per questo soggetto può essere stato sollecitato anche dalla recente uscita dell'opera di Puccini, La fanciulla del West, che era ambientata proprio ai piedi delle montagne californiane della Sierra. Previati era appassionato di musica e d'opera e aveva una particolare affinità con Puccini. Sarà quindi stato probabilmente colpito dall'opera, che peraltro ha avuto un ruolo cruciale nella diffusione del mito americano della frontiera. Previati si adopera per moltiplicare la suggestione di questo viaggio verso una nuova leggenda, ai confini della civiltà occidentale. I piloni che sorreggono la ferrovia si allungano fino all'inverosimile, accentuando ulteriormente la sensazione di vertigine. Questo straordinario espediente visivo si deve forse alla riflessione su un capolavoro di Whistler, Notturno in blu e oro, conservato alla Tate Gallery. Previati vuole però marcare la distanza rispetto a queste illustri fonti ottocentesche perché è alla ricerca di immagini capaci di esprimere la civiltà contemporanea frutto della rivoluzione tecnologica. Per raggiungere questo obiettivo ambizioso deve essersi guardato attorno con un'apertura di campo straordinaria. Soffermiamoci sulla rappresentazione del treno. L'artista sembra voler suggerire il senso della velocità, disegnando traiettorie azzurre e dorate che seguono il movimento del treno in corsa. Siamo certo lontani dal dinamismo futurista e dalla rappresentazione simultanea degli stati d'animo, quale possiamo osservare nel folgorante trittico di Boccioni. Per
E anche dalla raffigurazione del movimento attraverso istantanee in sequenza, come si osserva nel dinamismo di un treno in movimento di Luigi Russolo. Sono tutte opere esposte nella mostra futurista itinerante in tutta Europa nel 1912. Ma l'intenzione di Previati di raffigurare il movimento in pittura c'è ed è evidente. E sempre in tema di futurismo, potrebbe anche darsi che Previati sia rimasto colpito dalle architetture visionarie di Sant'Elia. Vennero esposti questi disegni nel 1913 alla prima esposizione del gruppo Nuove Tendenze, allestita proprio alla famiglia artistica milanese di cui Previati era assiduo frequentatore. C'è da chiedersi quindi se Previati non serbi il ricordo della potenza visionaria delle architetture di Sant'Elia che si stagliano contro il cielo e la straordinaria tensione di volumi tra volumi verticali e traiettorie orizzontali. Ne troviamo forse un riflesso nel ponte ferroviario sospeso su impossibili sostegni e anche nella grandiosa architettura naturale delle montagne rocciose. Ma forse non è tutto. Dalla finestra della sua abitazione in Piazza Duomo, Previati aveva un osservatorio privilegiato sulla città. Al volgere del secolo, la metropoli aveva arricchito la propria immagine grazie alla diffusione della cartellonistica pubblicitaria, con la sua iconicità prepotente e comunicativa. Generazioni di artisti furono impegnati nella produzione di affiche, ivi compreso Boccioni, autore di questi manifesti. A sua volta, Previati si era impegnato attivamente nell'illustrazione editoriale e si era interessato attivamente alle tecniche di fotoriproduzione per controllare l'efficacia comunicativa del proprio lavoro una volta tradotto a stampa. Aveva anche sperimentato personalmente la tecnica fotografica. È quindi plausibile che si sia interrogato sull'impatto visivo del ciclo delle vie del commercio in termini non troppo distanti da quelli di una réclame? Se osserviamo i pannelli di Previati in questa prospettiva, noteremo forse che la loro forza comunicativa deriva anche dalla resa schematica del paesaggio e dalla riconoscibilità degli elementi che vengono evocati. E chissà che Previati non abbia guardato ancora oltre. Per evocare questi viaggi a metà strada tra realtà e immaginazione, si sarà forse affidato anche all'immaginario di una nuova musa, il cinema? Proprio nel 1914 era uscito il primo colossal del cinema muto, Cabiria, il film diretto da Giovanni Pastrone e sceneggiato da Gabriele D'Annunzio. L'anno precedente Previati aveva partecipato ad un progetto d'Annunziano illustrando il libretto del poema lirico Parisina. È possibile quindi che conoscesse Cabiria? Forse non è del tutto casuale l'affinità dell'impianto compositivo del pannello della carovaniera di Previati con la sequenza ambientata nel deserto dove la carovana del sacerdote cartaginese Cartalo taglia diagonalmente la cortina di dune sabbiose nel film. La somiglianza è addirittura sorprendente se si confronta il manifesto del film con lo studio di Previati per il quinto pannello della Camera di Commercio, ossia Carovana nel deserto, che si va ad aggiungere al progetto iniziale attorno al 1916. Nel 1913 Previati aveva licenziato il suo ultimo trattato teorico della pittura, tecnica e arte. Vi leggiamo tra le altre cose un estremo atto di fede nei mezzi tecnico-scientifici a supporto dei meccanismi della visione. Non vi potrebbe essere un errore più dannoso all'intelligenza dell'arte di opporsi al rinnovamento, al perfezionamento dei meccanismi tecnici. Per tutta la vita Previati si era confrontato senza pregiudizi con le novità tecnologiche e con il pensiero scientifico, oltre che estetico, e si era impegnato a superare i confini tradizionali dell'operare artistico. Anche se il suo immaginario rimane spesso legato all'universo ottocentesco, di fatto la sua personalità incarna il profilo sperimentale, audace e controverso di un artista moderno che non si sottrae alle sfide del proprio tempo. Grazie dell'ascolto.